Buongiorno a tutti ragazzi, come va? Spero tutto bene. Oggi parleremo di Scooby-Doo. Quindi iniziamo. Scooby-Doo, film che è uscito nel 2020, se non sbaglio, poi però non l'hanno mandato al cinema o qualcosa del genere. Opera audiovisiva non destinata alla sala cinematografica, perché logicamente doveva uscire al cinema sto film, non è uscito. Beh, comunque, è un film per tutta la famiglia, quindi lo possiamo vedere sia grandi che piccoli. Ha una durata complessiva di 2 ore 39 minuti e 1 secondo e parla un po' della storia in generale della Mystery Inc., cioè la squadra, cioè Shaggy, Velma, Scooby, Daphne e Fred. In questo film però ci sono anche altri due personaggi, cioè un personaggio tipo che si chiama Falcon o qualcosa di genere, e un cane robotico e un Miss Marvel, qualcosa del genere, ecco comunque. Ve lo consiglio, non è niente male, comunque se oggi mi sentite con questa voce molto triste, è che è sabato, stanchezza, vabbè sì. Adesso vi faccio vedere un attimo l'interno. L'interno è fatto così, con Scooby-Doo da grande. E il disco di sto colore, tipo verde acqua, e ve lo consiglio tantissimo. Lo potete anche trovare su Amazon, penso, lo potete anche secondo me trovare in media o negozi del genere dove vendono DVD. E cosa altro da dirvi? Vi leggo un attimo il riassunto. Preparatevi a scondizionare. Scondizionzolare. Fine. Basta leggere per me. Nella più esaltante avventura di Scooby-Doo scoprirete come gli amici di sempre, Scooby e Shaggy, si sono incontrati e come si è formata la famosissima Mystery Inc. Con centinaia di casi da risolvere e avventure condivise con Scooby e la banda, ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre, mentre scopriranno che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico, più grande di quanto potessero immaginare. Quindi parla di Scooby, da piccolo, che incontra Shaggy durante un inseguimento. Poi i due fanno amicizia e durante la festa di Halloween incontra Shaggy e Scooby incontrano Fred, Velma e Daphne, logicamente tutti i bambini, vanno a recuperare queste caramelle che erano state perdute, in una casa abbandonata. Risolvono il loro primo mistero, che era tipo di sto signore che rubava cose o oggetti elettronici, qualcosa del genere, non me lo ricordo. E quindi niente, poi inizia tutta questa serie di casi, però ve lo lascio vedere, vi ho fatto solo una piccola introduzione dell'inizio, ve lo lascio vedere così da non spoilerare nulla. Sto qui, ok, che non è vecchissimo, però neanche così tanto recente. Produzione di Warner Bros. E niente, ragazzi. Oh, sta per cominciare! Pronto? Pronto! Popcorn? Burro! Nachos? Formaggio! Bibita con cannocciala liquirizia! Eccola! Forse è ora che facciamo un nuovo film! Buona idea, Scooby! Ma prima ci serve un trailer! Sai fare quella voce che fanno nei trailer? Beh, aspetta, fammi provare! In un mondo distrutto dal male, scoprite l'epica storia delle origini della più grande squadra di eroi dell'intera galassia del mistero. Ehi, non male! Hai spaccato! Questo randagio pulcioso viene con me. Non è un randagio. Ok, sentiamo, come si chiama? Si chiama Scooby. Secondo nome? Dubi. E il cognome? Du. You said that we would always be. Without you I feel lost at sea. Mi piace. Non me lo toglierò mai più.
like the wish we'd be wild. Magari questo non lo rifai. Io sono Fred, lei è Velma. Ciao. E lei è Daphne. Ehi, io sono Shaggy e lui è Scooby-Doo. Piacere anche di più. Dolcetto spezzetto. Shaggy e Scooby rapiti? Ti rendi conto dove siamo? No! Ma ti sei guardato intorno? Linee pulite moderne, i toni di colore sul blu ghiacciolo! Siamo all'Ikea! Della Falcon e Fury! Avevi detto Ikea? No. Ho detto Falcon Fury, come hai detto tu. Forse questo può guidarci da Scooby e Shaggy. Quantità minima di cera per baffi, dopo barba scadente. Il cattivo è per caso mio padre? Oh, my God.